Ciao a tutti, vi voglio raccontare l'aneddoto legato all'incontro con la sensei Yoshiko Watanabe. Sabato c'è stato il firmacopie al padiglione 7 del Romix ed è stato un momento molto, molto emozionante, ve lo lascio immaginare, poiché insomma, la sensei si è concessa in maniera molto dolce. Molto disponibile e veramente ha esaudito ogni richiesta, insomma, ognuno poteva portare quello che voleva come autografo e si è resa anche disponibile per le foto. In fila eravamo tanti amici, ci siamo ritrovati in tanti amici che ci conoscevamo, difatti oltre me e il mio amico e collega Marco Di Marco c'era Bruno Ciani, c'era Paolo Gagliardi, c'era Maurizio Nataloni e c'era Gabriele Cioffi e più altra gente naturalmente. È stato un firmacopie che l'abbiamo letteralmente acchiappato al volo, possiamo dirlo, perché contemporaneamente, quasi contemporaneamente, c'era anche il firmacopie alla Nippon Shock dei Cavalieri del Re. Quindi veramente abbiamo dovuto incastrare due firmacopie, altrimenti si rischiava di perdere o l'uno o l'altro. Inoltre poi nel firmacopie della Yoshiko Watanabe c'era anche la possibilità di ottenere uno sketch che lei ti realizzava dal vivo. Su richiesta potevi chiedere uno dei suoi personaggi. Vi ricordo la Yoshiko Watanabe è stata una delle prime e più importanti collaboratrici di Osamu Tezuka, quindi ha realizzato personaggi insieme al maestro Tezuka come la principessa Zaffiro, Kimba Leone Bianco, Astro Boy, quindi si poteva chiedere uno sketch di questi personaggi. Ma questo a patto però che almeno questo bisognava comunque onorarlo come impegno, bisognava fare un acquisto presso lo stand dove la sensei stava, ovvero alla scuola romana dei fumetti, che anzi non so se mi vedono questo video, ma li saluto perché sono stati molto molto carini e disponibili anche loro. Bisognava fare un acquisto inerente la sensei, quindi un prodotto dove porta la firma della sensei, e ve lo mostro. Io infatti mi sono preso questo libro, eccolo, in quadro, La fattoria degli animali, tra cui, ecco, mi avvicino ancora, tra gli autori c'è, appunto, ecco, leggete, Watanabe. Quindi ho preso questo libro, che tra l'altro mi ha anche autografato con i caratteri giapponesi, eccolo qua, ve lo mostro, vedete, mi ha fatto questo autografo, e quindi comunque anche questo quindi sarà un oggetto che, grazie anche all'autografo, è diventato molto molto prezioso da conservare. Ecco, per quanto mi riguarda, quando poi è toccato a me, pensate, io ero il secondo, la sensei mi ha realizzato, su mia richiesta, la principessa Zaffiro, ecco, vedete, con tanto di doppio autografo, sia con i caratteri giapponesi che in diciamo con i caratteri occidentali, ecco qua. Insomma, con la dedica a Jaffi, e infatti vedete anche il logo della scuola romana dei fumetti. Insomma, veramente un'opera straordinaria. Ho chiesto a Zaffiro perché sì, oltre che piace a me naturalmente, ma è uno dei personaggi preferiti della mia signora, di mia moglie, quindi volevo assolutamente ottenere questo sketch realizzato. È stata un'emozione incredibile vederlo realizzare sotto i nostri occhi, insomma, lì tutti in fila eravamo veramente incantati. Ogni sketch che realizzavo, per esempio, una ragazza, una donna davanti a me, la prima della fila, si è fatta fare un Astro Boy. Questa opera la metterò, ecco, ho già pronta la cornice a giorno, la devo assolutamente mettere qua perché è un'opera che merita stare dentro una cornice a giorno. Pensate, io sono stato uno dei 10 fortunati perché, dato anche il relativo poco tempo che c'era, perché il firmacopie è durato un'ora, dalle 12 alle 13. Quindi
autografava a tutti, ripeto, ognuno poteva portare quello che voleva, autografava a tutti e faceva le foto con tutti quelli che si sono messi in fila, ma gli sketch erano soltanto 10, quindi solamente coloro che, oltre, ripeto, oltre ad aver acquistato uno dei prodotti a firma della Sensei, però la Sensei poteva arrivare a un massimo di 10, anche perché insomma, ovvio, non poteva farne di più, anche perché la Sensei gli sketch non li fa velocemente, ma li fa molto molto accuratamente, cioè ci va con calma e insomma ve lo faccio rivedere, ci sono molti particolari, quindi è uno sketch piuttosto accurato, un vero e proprio disegno, sembra preso dal manga, insomma, o anche da un fotogramma anime, quindi veramente una grande cosa, veramente una grande emozione vederla all'opera davanti a noi. Insomma, ecco, ci tenevo a darvi questa testimonianza perché è stato un momento veramente meraviglioso. Vabbè, chiudo qua il video e ci vediamo nei prossimi video. Grazie della visione, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.